Un saluto a tutti, sono Natrone e bentornati sul mio canale. Allora, qua registro tutto quanto a modino. Riprendiamo la nostra avventura su Legacy of Kain, Soul River. Sì, ah sì, eravamo qua giustamente nel regno di... e mi sa che bisogna andare in acqua, ho paura. Nel regno, nella dimora, diciamo, nel dominio di nostro fratello Rahab. Vediamo. Non voglio dire se c'era troppa luce. Ah, sì. Spengo un attimo la luce, magari è meglio. Scusate un attimo. Sì, forse anche un pochino meglio anche a vedersi. Che un po' nuvoloso qui da me, ma un po' questo tempo, guardate, lasciamo stare che è meglio perché cioè, in tutta Italia, mamma mia, pioggia, neve, temporali, tutto di più, cioè. Così ci ricarichiamo l'energia e possiamo continuare l'esplorazione. Allora, qua siamo sott'acqua, se non sbaglio. Ok. Allora, quasi quasi un portone, un altro portone, ma tanto, essendo nel regno spettrale, le cose non hanno materia, quindi non è possibile. Un cancelletto da attraversare. In verità, vi dico anche la verità, oggi io avrei voluto tanto registrare. Avrei voluto tanto registrare un playthrough di un gioco da tavolo. Il problema è che nella mia quindi, è sempre sfortuna, quindi la mia videocamerina non so perché non si accende, oppure se si accende si spenge e rimane spenta. Quindi non so se è rotta, se è colpa della batteria o è proprio rotta la videocamerina. Spero che di più la prima, che è colpa della batteria. A parte 5-6 anni che la videocamerina là, quindi è possibile che dà un po' di problemi, ma qua siamo fuori, eh? Non so dove siamo qua. E quindi purtroppo niente purtroppo playthrough. E mi dispiace veramente un sacco. Mi dispiace veramente un sacco. Ah, purtroppo. Ah, allora qua si torna nel regno materiale. E siamo in alta, ancora più in alto, guardate un po'. Qua apriamo la porta. No. Allora mi sa che bisogna venirci da un'altra parte. Allora dove cacchio bisogna andare? Perché è parecchio labirintica, mi sa, questa zona, non vorrei dirlo, però mi dà l'idea di essere molto labirintica. Là ci si potrà aggrappare. No, non mi sembra una cosa perché ce l'hanno. Cioè, non mi sembra una parete da poter scalare. Vabbè, a questo punto però mi ripeto di nuovo in acqua, magari vediamo cosa c'è di nuovo qua, cose magari che non abbiamo ancora visto, passaggi magari nascosti che ci portano da qualche parte. Secondo me quella cosa là bisogna. No, non c'è nulla, guardate. Ecco,
Eh no, là è da dove siamo venuti. Eh no, non c'è nulla. Oh. Per ora il problema è che non possiamo nemmeno tornare qui di legno. Ah no, a parte la salute si rigenera molto lentamente. Ci va anche di lusso. E nel piano materiale che perdiamo salute costantemente. Quindi. Ora no. Ok. E ovviamente dobbiamo trovare la strada per raggiungere il nostro caro fratello. Il problema è trovarla, appunto, la strada giusta. Allora, se io vado là si scivolerà, che dica, no, non si scivola. Wow, fantastico. Qua c'è qualcosa? No. Là c'è uno morto, sembra. Sta visuale qui però veramente è fastidiosa. Cazzo, bestia. Cos'era sto questo verso disumano quasi. Non avevo nemmeno controllato, ora che ci penso. Salve. Ah, è vero che tu. Sì, ma io posso anche. No, adesso ricordi, posso anche fare l'attacco. Posso fare l'attacco. Ovviamente col cacchio che lo brucio. Morisci. No! Dai però, Raziel, giù! Mamma mia, dai che si libera, cretino! Oh, madonna, ti ci... piglia per il culo veramente, ragazzi, eh! Mi piglia veramente per il culo, porca puttana. Ah, c'è l'attacco. Oh, grazie comunque. E forse è meglio morire, sapete. Che bello è che non abbia. No, no, no. No, non si può fare così, ragazzi. No, no, non si può veramente fare così. Ero anche dimenticato dell'attacco a distanza della mietitrice, pensate un po'. Vabbè, così possiamo andare a esplorare qua sotto. Ah, questo è da spostare, però se non siamo essendo mi sa qua sott'acqua esattamente, bisogna prendere l'abilità di Rahab, che è quella appunto di nuotare. Oh, perché non so se una volta presa l'abilità di nuotare possiamo, non credo, spostare gli oggetti, quindi dovremmo togliere l'acqua in qualche modo. Allora, ah, eccolo qua, così. Allora, torniamo nuovamente nel regno materiale e proseguiamo. Vaffanculo. Ok, vaffanculo. Assalta rete, porca troia. Qua non c'è nulla, siamo sicuri. E ora il prima che lo prende nel fuoco. Vabbè, lasciamo perdere. No, ma anche perché qua non c'è niente, so. No, niente. Ah, eccoci qua.
Andiamo a vedere cosa c'è qua sotto. Appunto, che non ci siamo ancora stati. Ah, ci sono i miei amici. Che non lo sto prendendo per colpa di un cavolo di scalino, bellissimo. Allora, qua si sale sopra, però volevo vedere cosa c'era qua sotto. Pare nulla. Pare niente. Ma qua si torna indietro, si torna su. Però c'è anche questo. Se non dico una cavolata. Esatto, esatto. Che però non funziona. Che bello. No, allora bisogna andare qua. Sali qui, sali, no, qui. E vai qua. Qua poi torniamo nel regno. Così, e saltiamo adesso da una cosa all'altra. Merda, lo sapevo che sbagliavo. Allora, andiamo con calma. Ragazzi di Gesù. Che palle! Ritorniamo su. Ridiamo questo. Ora, se veramente sbaglio, stoppo e riprendo a registrare quanto ce l'ho fatta, perché non ho voglia di perdere tempo qua, eh. Ok, stoppo e riprendiamo poi quando sono riuscito a... Anzi no, potrei anche tagliarlo, tranquillamente. Sì, perché no? Potrei anche fare tipo un percorso, una specie di percorso inverso, però no. Cioè, passando da... No, ma ci deve essere qualcosa comunque, perché sto pensando anche a cosa c'è dopo questa sessione, però non c'era niente di veramente... Cioè... Capito, voglio dire, non c'era nulla di... che qua non ho... Ah, quello è quello che ho lanciato io per ammazzare quel nemico, fantastico. Cioè, anche qua, per non male, non c'è niente di... Cioè, saremo... arriviamo qua e siamo dove praticamente eravamo. Ok? Cioè... Cioè, capito? Siamo qua, appunto, a capo. Dove poi noi... Cioè, da dove abbiamo cominciato qua la... La puntata, però non c'è altro qua, vedete, qua si va di nuovo in acqua. Allora, tanto abbiamo visto che facendo il giro per la seconda volta qua non c'è nulla. Andiamo qua.
Perché voglio vedere a questo punto se mi è sfuggito qualcosa. Tipo, qua si può tornare indietro. Molto interessante la cosa, molto interessante. Però mi interessa qua vedere effettivamente cosa c'è qua. E questo a me veramente interessa. Che voglio vedere cosa c'è qua, cioè se c'è un qualcosa. Perché qua, se qua non c'è nulla, è strano. Magari mi è sfuggito, boh. Qua c'è questa porta. Ah, eccola qua, infatti. Spero che mi era sfuggito qualcosa. Dici. Ecco. Però non è nulla, perché io vado di là e non fa praticamente nulla, giusto? Almeno che... Ah, un attimo. Eccolo là. Non si vedeva, infatti, cioè non... Vabbè, io sono qui, invece non l'ho visto. Ah... Eccolo qua. Oh, bene. Acqua però scommetto, ovviamente. Va bene, ci sta. Ci sta. Però abbiamo scoperto una cosa nuova, ragazzi. Ossia questa. Uno. Magari se ti abbassi level è meglio. Due. E poi di là, giusto? E tre. Ok, quindi io ora arrivato nuovamente. Che cazzo? Ora voglio sapere quello da dove cacchio è spuntato, che prima non c'era. Sono proprio curioso di vedere dove cavolo era quel tizio là. Che non mi arriva nemmeno più di energia a me qua. Io sono proprio curioso di vedere da dove cavolo è spuntato quel bastardo. Sono proprio curioso di vederlo. Che poi posso anche far così volendo. Quindi accorcio praticamente il... Abbassati però. Ora sicuramente te ci sarai. E sei uno stronzo. Sei veramente uno stronzo. Porca miseria. Che palle, ragazzi, però, Che figlio. È meglio che sto zitto. No, veramente uno stronzo, vaffanculo, anche se Razer che sbagli il salto. Allora, calmiamoci. Ora io me ne vado nell'angolino qua e lo butto di sotto, così scappa, no? Perché siamo un figlio di puttana, giustamente. E muori. Oh, grazie. Ah, è acqua. Cacchio, ho capito. Brutta faccenda. Brutta faccenda. Ah, cioè, certo, vabbè, sono io che i vampiri in questa zona, appunto, sono immuni all'acqua. Me l'ero anche dimenticato. Oh, madonna. Salto, to. Ok. Ok.
Ci ho provato. Però l'importante è che siamo riusciti a venire qua. Nessun problema, torniamo nel materiale e facciamo fuori, lo facciamo fuori tranquillamente. Ah, guardate un po' dove siamo. Allora, dunque, qua non bisogna sbagliare il salto. Sì, ho capito, ma di... Porca miseria, ragazzi, di, ho capito, però... Ah, maledetto, Resi, maledetto, se non ci sei andato lì. Porca troia, però. E non mi ha saltato sto imbecille. Ma va. Lasciamo stare, eh. Meglio che lasciamo stare. Non salta questo testo di cavolo. Porca troia, Resi, devi saltare. Basta. Basta. Non devi fare la tua cazzo di... Fanculo, vaffanculo, Resero. Dai su, veloci. Questo gioco ha un problema di controlli che vanno... Che vanno veramente a scatti, sono lenti però nella risposta dei controlli. Sono lenti, questo è il problema, sono lenti. E non dovrebbe essere così, però è un gioco vecchio, dobbiamo anche capire. Dobbiamo anche capire cazzo di non ho. Calmi, eh! Ok, ora... Ah! Ce l'abbiamo fatta! Finalmente! E ora? Dove cacchio si va? Là c'è... Là cosa c'è?
No, bisogna andare di là se non sbaglio. Là. Mi sa che siamo vicini a incontrare nostro fratello. No, non ho ben presente. Ah, in acqua. Ok, può comportare. Questo un po' d'aria, ah, forse non siamo così vicini, sapete ragazzi. Ah sì. Ragazzi, siamo arrivati allo scontro con, se non dico una cavolata, nostro fratello. Eccolo là. Me lo ricordavo allora. Raab, ti sei integrato bene nel tuo ambiente per essere un disadattato. Non mi inganni, Raziel. Tu fra tutti noi dovresti maggiormente rispettare il potere che viene da un limite superato. Kane aveva detto che saresti venuto. Hai parlato con l'assassino. Ti conviene tenere a freno quella lingua blasfema. Che altro ti ha detto? Che tu mi avresti distrutto. E certamente lo farò. Ma parla prima che ti strappi l'anima dal suo involucro di carne. Sapevi che cosa eravamo prima che Cain ci creasse? Umani. Sacerdoti Seraphan, l'antitesi di tutto ciò in cui avevamo sempre creduto. Ha importanza? Eravamo perduti, lui ci ha salvati. Salvati? Da che cosa? Da noi stessi. Ok, allora, lo scontro con nostro fratello è semplice. Allora, vedete, ci sono intorno a tutta l'arena, no? Quelle vetrate, se vi ricordate bene, è insomma, l'antico, l'anziano, insomma, dell'abisso, ci ha detto che la razza di Raab ha sviluppato l'immunità all'acqua, ma non alla luce. Quindi noi, spaccando le vetrate, faremo entrare e penetrare dentro la stanza la luce che andrà ad uccidere il nostro fratello. Problema tecnico: siccome non riesco a mirare a modino con il nostro buon Raziel, almeno credo, devo fare una cosa simile. Ah, devo provare a utilizzare i comandi da tastiera. Ok. Perché? Perché sì, devo utilizzare i comandi da tastiera. Però devo vedere quali sono ora i comandi che mi fanno. Tutti i comandi devo vedere ora quali sono. No, quella in pausa quasi.
Ok, si abbassa. No, quella è la cosa. Sto cambiando cose e non so nemmeno io che cacchio devo fare. No, è un casino, sapete ragazzi, ho paura che... Aioia, sti problemi tecnici. Allora, no, voce, oddio, forse è meglio mettere un minimo basso. No, vabbè, mettiamo, posso mettere la voce a 10. Allora, devo vedere qua. Nell'input. Right. Pad di... Aspetta. No, non mi quadra questa cosa. Perché ci deve essere un comando. Bello scontro. Ah, un casino. Tanto sapevo che mi andava a causare problemi questo coso qui di Raziel che non guardava, Che palle infatti però, Qui non si può cambiare, Madonna. Forse invertendo, vediamo un po', no, un cacchio, nemmeno, no ragazzi, provo a farlo fuori così, se non ci riesco, non so come fare, siamo bloccati. Perché il gioco non mi vuole riconoscere questa cosa qua. Che palle. Dai Resi, il cazzo non mi fa girare scatola giù. Forza, impegnati, non rubi. No, più che altro non so come batterlo, perché il modo per batterlo è quello, me lo ricordo. O se c'è un comando da inserire che lo prende senza aver bisogno di mirare. No, non c'è modo. Ragazzi, io interrompo quell'episodio perché veramente non so come fare. Faccio un salvataggio qui e lo interrompo perché non so proprio come sbloccare, purtroppo. Mi spiace fare un salvataggio qui, ma non ho voglia davvero certo di rifarmi tutto il pezzo, e niente, ci provo, vediamo un attimo di risolvere la situazione, e niente, ci vediamo quindi al prossimo episodio di Legacy of Kain, Soul River, ciao a tutti!